Era la strada percorsa dalle truppe polacche impegnate nella presa di Monte Cassino. Chiusa da decenni, proprietà privata dell'Abbazia, attraverso un accordo con comune e regione messo a punto durante l'Expo di Milano, la strada ora riapre. Un percorso di guerra che a 70 anni di distanza diventa una via aperta verso il turismo, la storia, lo sviluppo. Nell'anno dell'Expo, e cioè della riscoperta dell'Italia come grande paese dei mille comuni. Noi abbiamo scelto di valorizzare in alcuni luoghi del Lazio il rilancio di alcune vocazioni particolari del territorio, in questo caso Montecassino, la drammatica storia della seconda guerra mondiale, 70 anni dopo non voler dimenticare le vittime, ma soprattutto per chi oggi è vivo, è cittadino, è giovane, utilizzare questi luoghi come monito a che cosa significa la tragedia della guerra, dell'odio. Con il percorso della battaglia si punta a lanciare un messaggio di testimonianza e pace, in particolare alle nuove generazioni. Cassino rivendica il ruolo di capitale europea della pace. Noi siamo la città per la pace, per eccellenza, per antonomasia ed è significativo e davvero lo dico con orgoglio che questo percorso della battaglia viene riaperto dopo, dopo tanti anni. Viene riaperto per questo progetto che ha visto la collaborazione di, di tante istituzioni, l'ente eh, comunale, l'Abbazia e la Regione Lazio con questo progetto Arte e Bellezza Cultura che ancora una volta ha visto individuare in Cassino un punto di straordinaria importanza e di interesse sia storico che culturale. Ma il tratto più importante è che quella strada da percorso di guerra diventa una via che conduce verso un monumento che testimonia esattamente il contrario. La storia, come dicevano gli antichi, deve essere maestra di vita e noi dalle memorie del passato, soprattutto dai fatti più tragici e dolorosi, dobbiamo trarre l'insegnamento di un impegno sempre maggiore a costruire la pace, a costruire relazioni fraterne che ci aiutino a vivere nella concordia e anche a gustare un po' quella felicità a cui tutti annelliamo e che ha nome pace.